Prenderà il via domani mattina al Barbera Center di Santa Margherita Belice la stagione sportiva 2024-2025 del campionato nazionale di Power Chair Hockey. I Leoni Sicani, al ritorno nella massima serie e unica squadra siciliana di A1 presente, sfideranno il Magic Torino in un doppio confronto che si giocherà la mattina e il pomeriggio di domenica. I Leoni Sicani fanno parte del girone B del torneo insieme a Magic Torino, Thunder Roma e Black Lions Venezia. Da questa stagione, alla guida degli atleti giallo-verdi, c'è un nuovo allenatore, Rosario Di Vita. La squadra, formata come sempre da atleti provenienti da diverse città della Sicilia occidentale, vuole ben figurare e puntare a migliorare i risultati dei precedenti campionati di Serie A. La prima gara di domani contro Torino è in programma alle ore 19:30. La seconda, che rappresenta ufficialmente la partita di ritorno, si terrà alle ore 16:30 della stessa giornata di domenica. Sarà dunque un'intera giornata dedicata allo sport paralimpico. Ce ne parla Francesca Nicolosi, una delle atlete dei Leoni Sicani. Non vediamo l'ora di iniziare il campionato. Domenica saremo in campo alle 10:30 contro la squadra del Torino. Faremo andata e ritorno. Inaugureremo noi la stagione del campionato della Serie A1 di Wheelchair Hockey. Non vediamo l'ora perché dopo tanti mesi stare fermi, il nostro obiettivo è fare bene. Ci siamo allenati e preparati tutta l'estate per riuscire ad avere dei buoni risultati domenica. Com'è cambiata la squadra rispetto allo scorso anno? È cambiata, stiamo cambiando assetto, sono entrati i nuovi giocatori stiamo iniziando a cercare di amalgamarci di più sempre tra tutti noi giocatori per riuscire a fare un buon gioco in campo. E abbiamo anche un nuovo allenatore, abbiamo cambiato anche allenatore. È un giovane ragazzo di Santa Margherita che ci segue da quando era ragazzino, prima era un nostro volontario, adesso è il nostro allenatore, Rosario Di Vita. Vogliamo lanciare un messaggio anche ai tifosi, agli appassionati, perché per voi è molto importante avere un pubblico caloroso. Sì, assolutamente. Invitiamo tutti domenica alle 10:30, faremo la prima partita e poi il pomeriggio faremo una seconda partita sempre con il Torino alle 4:30, che faremo andata e ritorno visto che abbiamo problemi logistici che non possiamo fare le trasferte per mancanza del nostro pulmino. I ragazzi hanno accordato con noi del Torino di fare andata e ritorno, noi contribuiremo con le spese, quindi più gente viene a vederci. Ci sostiene anche con le donazioni, che è ancora aperta la donazione su Rete sul Dono fino al dicembre. Abbiamo bisogno di tutto il sostegno in campo per il tifo, perché per noi è un giocatore in più il pubblico. E con le donazioni che ci servono per aiutarci con le nostre trasferte, perché ne abbiamo veramente bisogno. A proposito, c'è una donazione in atto che riguarda l'acquisto di un pulmino per questo campionato. Sì, abbiamo bisogno del pulmino, infatti stiamo ricevendo tante donazioni su Rete del Dono, dunque, che sui nostri social ci sono tutte le indicazioni su come fare le donazioni. Abbiamo bisogno di delle aziende soprattutto che ci danno un sostegno, perché altrimenti abbiamo difficoltà a partire, perché siamo senza mezzi. Ne abbiamo uno ed è piccolo, abbiamo bisogno di un altro pulmino di 9 posti, in modo tale che ci permette di poter fare le trasferte in tranquillità. Quali trasferte saranno? Ricordiamo che siete l'unica squadra siciliana nella massima serie Sì, quest'anno. la massima serie, la Serie A1, siamo noi, Leoni Sicani, e in questo girone ci saranno quest'anno il girone B, i Black Lion Venezia, il Torino e la Roma. È Roma.